Volte scalcinate, chiazze di umido e salnitro, porte e finestre che sbattono, nel lugubre silenzio di un villaggio fantasma, percorso dal vento che smuove le fronde del versante e dal gemito lontano dell'autostrada. Questo era il paese dell'origano e delle farfalle, il Buen Ritiro del poeta Camillo Sbarbaro, o sarebbe meglio dire il suo rifugio. Un luogo di pace, tranquillità, calma, dove poter praticare quell'ozium tanto caro ai romani, il sogno di qualunque artista, l'eremo in cui crogiolarsi nei propri pensieri e scrivere. Ma in quell'estate del 1944 Sbarbaro cercava qualcos'altro. Arrampicandosi fin qui, oltre le strade principali, lontano da quella civiltà tecnologica e avanzata che a pochi passi si mostrava in tutta la sua mostruosità, con bombardamenti, esplosioni e raffiche di mitra, si illuse di potersi lasciare alle spalle l'orrore della guerra. Non vi riuscì. La storia sembrò inseguirlo. Questo è il racconto, sospeso tra memoria e poesia, di quell'estate di guerra e pace. Si dice che le piccole cose siano quelle che restano, le impressioni casuali, gli imprevisti che lasciano il segno per la loro inconsueta importanza. Parole, voci, pensieri che appena si affacciano alla mente subito svaniscono nell'impeto dello stupore. E invece sono i primi elementi della propria storia che vanno persi, come fuochi fatui che hanno rischiarato la notte anonima e cupa col loro flebile bagliore si consumano, fiamme senza calore nell'esaurirsi di un intrattenibile presente. Fuochi fatui, non a caso, Sbarbaro intitolò una sua raccolta di scritti, uscita nel dopoguerra. Un diario inconsueto, in cui le ore e i giorni sono essenziali come poesie e densi di vissuto come racconti. Le pagine registravano l'eco lontana della disfatta di un paese, il tramonto di un'epoca e l'alba di una stagione di sangue. In mezzo a tutto ciò, gli uomini, comparse semiserie di un evento solennemente devastante. Tutto sembrava essere giunto al capolinea. La Liguria era sotto attacco. Proprio per fuggire dalle rovine fumanti della Superba e dall'incubo di una morte atroce, Sbarbaro e sua zia Benedetta si trasferirono a Spotorno, un piccolo comune a pochi chilometri da Savona, un centro marinaro, strategicamente privo di interesse. S'era portato da lavorare, qualche libro da tradurre dal francese, alcune scartoffie da rivedere. Ma i contatti con il resto d'Italia divennero sempre più difficili. Così, quasi del tutto disoccupato, si prestò a dare ripetizioni ai giovani studenti del paese. Tra la gente prese piede l'abitudine di chiamarlo il professore e a questo modo venne sempre ricordato il poeta nella cittadina rivierasca. Tuttavia, questa parvenza di tregua durò poco. I nazisti temevano uno sbarco alleato. Gli ordini erano perentori. Certe sincronicità sembrano essere frutto del destino. Nel 1914, in una poesia della raccolta Pianissimo, scrisse di un ideale ritorno alle terre limpide dell'infanzia. Quel sogno si realizzò nella casa dell'acciuga, una diroccata dimora lasciata libera da una famiglia emigrata in cerca di fortuna, come altre della zona. Voze, Vezzi, Magnone, Portio, Tosse, Noli, tutte località che conosceva bene. Giugno. Partiamo a piedi mia sorella e io per Borsana, seguiti da un carro di bovi con le masserizie. Arrivati a scuro, ceniamo sull'erba. Le lucciole, asciami. La loro trama silenziosa veste il digradare delle fasce gerbide da anni.
una scalea d'oro. In vista laggiù le arme, i monti di pietra rosea del finale. La vita a Borsana era un qualcosa di talmente distante da ogni esperienza fatta fino ad allora che ne rimase entusiasta per sempre. In questo punto Sbarbaro passava le ore più calde, seduto a un tavolo di legno, traducendo il dramma satiresco di Euripide. Alzando gli occhi dai fogli su cui andava scrivendo la traduzione di Euripide, oltre la finestra che gli dava luce, Sbarbaro poteva contemplare la bellezza pietrosa di una parte delle tre finali. Ben visibili erano le bastionate scoscese di Boragni. Attualmente la Boscaglia copre buona parte delle montuosità, ma a metà del secolo scorso dovevano certo risaltare molto di più tutti quei terrazzamenti che salivano, come gradinate, fino sulle rocche più impervie e che ora risultano attanagliate da sterpi e rovi. Non spiccando dunque le folte chiome degli alberi, le grotte, le caverne e gli innumerevoli ripari sotto roccia erano ben visibili da chilometri. Le cavità carsiche che si formarono negli strati di pietra del finale, un calcare di origine marina che conserva abbondanti fossili di varie specie di animali preistorici, nelle zone del finalese sono generalmente dette arme. Certamente tra le più maestose di queste arme che Sbarbaro dal suo buon ritiro poteva ammirare era l'arma strapatente. La scelta di tradurre il ciclope fu forse casuale, ma il paesaggio nel quale era immerso quell'estate dovette certo influire sulla tecnica di traduzione. Forse Sbarbaro, nella sua traduzione, venne abbondantemente ispirato da queste grotte, da questo aspro territorio dove la civiltà e il progresso non avevano attecchito. L'arma strapatente, poi, poteva facilmente dirsi un antro di ciclope. Altre cavità erano, negli anni 40, ben visibili da ogni quota e tutta la valle doveva dare l'impressione della selvatichezza preistorica. E poi Borsana stessa, con recessi nascosti da travi di legna e cantine celate da ingressi simili ad anfratti o cunicoli, poteva essere scambiata, nella penombra o nel crepuscolo, per una contrada desolata che un tempo era stata un paese di poveri selvaggi. I partigiani erano tutti intorno a Borsana e i repubblichini assieme ai tedeschi perquisivano cascine e abitazioni in cerca di ribelli, in una caccia forsennata in cui non era consentito lasciare nulla al caso. 12 agosto 1944, ore 11:15. Andato a Magnone a ritirare il pane che ogni giorno ci porta il postino, vedo la gente sporgersi commentando dal margine dello spiazzo. Mi indicano tra le poche case di tosse, bene in vista quassù, una che manca. Al suo posto una fumata si sta disperdendo. Miravano la conduttura elettrica e hanno preso in pieno la casa un po' in disparte dove abitava Marta. Schiacciata dal tetto, con tanti altri che vi si erano rifugiati sotto, la piccola Marta. Di così pochi anni, meritava il suo nome, Savia. Di poche parole anche interrogata, a disagio se la lodavano, la rivedo nel canto della cucina quieta, quieta che filava. Che filavi, povera Marta? Il tuo corredo? Tua madre ti ha ora sostituito. Io sono forse l'ultimo a dolermi della tua sorte. Uno squadrone di bombardieri americani sgancia il suo carico tra Noli e l'entroterra. La gente nei campi scappa, cerca di raggiungere i rifugi scavati nella roccia o i sottoscala delle case. A Tosse, alle spalle di Noli, la carneficina.
improvvisamente il paradiso in cui tantissimi sfollati savonesi e genovesi avevano trovato una tregua alle preoccupazioni di quei mesi, divenne l'inferno. Questa scia di orrore, concentrata in poche ore, è stata interpretata dagli storici come l'attuazione di un piano organizzato dalle forze alleate per convincere i tedeschi della probabilità di uno sbarco nel Savonese. Nello stesso tempo, servì come azione di stordimento per far sì che venissero allentate le difese nelle altre località del Ponente. Con l'autunno, Sbarbaro e la zia lasciarono Borsana e tornarono sulla costa. Il 4 ottobre 1945 fu l'ultima giornata spotornese. L'indomani rientrò infatti a Genova, alle sue mansioni. Ma non molto tempo trascorse che vi tornò, per fermarvisi definitivamente. Vennero poi le celebrazioni, i premi letterari, un rinnovato interesse per quel maestro in ombra del Novecento, come disse Pierpaolo Pasolini, umile interprete di un mondo nascosto, popolato di piccole gioie e misere sconfitte. Per Sbarbaro però gli anni del boom economico, della dolce vita dei bagnanti in Riviera, furono anche il tramonto di una Liguria che sempre più velocemente spariva nelle lottizzazioni selvagge delle speculazioni edilizie. Un'altra guerra. L'uomo contro la natura. Ieri sono andato a Savona, pilotato dalla mia povera ricca sorella per quel cantiere, dove mi pare impossibile d'aver vissuto tanti anni. È vero che anche là evadevo continuamente, Montecucco, oltre Lavagnola, eccetera. Cosa che non potrei far più, come finora almeno non faccio più neppure a Spotorno, diventato anch'esso un cantiere. Il concetto stesso di preservazione dell'ambiente, sia esso naturale o plasmato dall'uomo in secoli di faticosa battaglia con l'ambiente stesso, sembrava non esistere. Le antiche crose venivano abbattute per lasciare spazio a nuovissime carreggiate d'asfalto. Le basse volte di pietra e i laterizi di un porticato seicentesco sparivano sotto l'impeto delle ruspe. Vetri smerigliati, poggioli di ferro e piastrelle luccicanti erano per la rampante classe media italiana come la manna piovuta dal cielo. Finalmente il futuro. Pensare di salvare tutto ciò che significava miseria e privazioni solo perché qualcuno sosteneva fosse pittoresco o affascinante sembrava un capriccio intellettuale, il cruccio di chi non comprende quanto fosse necessario nutrire l'economia con pozzolana e calcestruzzo. Il tipico pensiero di un'anima controcorrente. E lui, come una trota che sfidi la corrente risalendo la fiumana, non si lasciò vincere dall'entusiasmo generale. Che vi fosse un epocale cambiamento in atto lo capiva non solo dagli stravolgimenti del paesaggio, ma anche da episodi minimi. Un giorno, armato della sua picozza, mentre cercava campioni di licheni da studiare a Borgio Verezzi, venne avvicinato da un gruppo preoccupato di paesani, convinti che fosse un geologo di qualche corporation americana in cerca di uranio. La paura dell'inverno nucleare lo trasformarono in un adepto degli adoratori dell'atomo. Le acque dei litorali si macchiarono di liquami, nei torrenti i rifiuti chimici inquinarono le terre e le palazzine costruite a forza nelle falesie deviarono il millenario percorso dalle sorgenti. Gli stessi licheni che gli resero fama internazionale, essendo uno dei massimi esperti a livello mondiale, incominciarono a sparire, soffocati dall'inquinamento. Sbarbaro si accorse che qualcosa non andava. Sull'altopiano delle Manie, lungo le falesie di Caponoli e sulle cortecce degli ulivi e dei roveri, le chiazze licheniche sparivano.
Molti anni dopo si scoprì che i licheni sono tra i primi bioindicatori di qualità ambientale, tanto quanto moderne centraline computerizzate. Tutto mutò improvvisamente. Anche la sua Varigotti, nel cui borgo marinaro, il borgo saraceno, trascorse giornate in compagnia degli amici letterati. Non vi era più realtà, ma una riproposizione pittoresca dell'originale, un allestimento in stile confezionato apposta per il ceto medio del nord. Fu la fortuna per decine di famiglie, alberghi pieni, case subaffittate, stabilimenti balneari strabordanti di clienti, un'età dell'oro che già desta nostalgia. Mentre Sbarbaro spirava, il cantiere dell'autofiori aveva iniziato ad intaccare la base del versante su cui sorge la borgata di Borsana. Furono lavori titanici e in seguito a preoccupanti frane e smottamenti si dichiarò la località inagibile. Da quel momento l'abbandono fu totale. I rovi e l'incuria l'ebbero vinta. Oggi Borsana è una frazione spettrale. Della leggiadra frazione tanto amata da Camillo Sbarbaro poco rimane. Quel poco di pittoresco che vi rimane tra una trave marcia e una ciappa spezzata andrebbe contemplato nel solo modo possibile, tramite le parole del poeta o attraverso qualche antica e rarissima fotografia. Della guerra del poeta, così come della guerra degli uomini, va esaurendosi la memoria, un tassello insignificante nel vasto universo delle esperienze umane che forse non racconta nulla di nuovo, se non ciò che è trascorso e ciò che è mutato. Come fuochi fatui, il vissuto scompare. E solo il tempo sembra riappropriarsi di quello spazio della memoria che è in procinto di disfarsi come l'ultimo episodio di una lunga saga in cui le esperienze umane sono solo il mormorio di fondo di un divenire senza meta e senza fine. Le parole scritte sono l'ultimo legame che ci tiene ancorati a ciò che è stato, l'ultimo baluardo della conoscenza, per cercare di dare un senso ai giorni perduti e riconoscersi umani nelle sabbie mobili di un presente incerto, e cercare di comprendere il ruolo che si ha nel mondo. Soffermarsi su ciò che è stato vivere, per dare ordine al proprio senso, sembra essere l'unico monito che vale la pena di lanciare al presente. Un monito che si dipana tra le pietre e i mattoni di un villaggio fantasma. E anche questa, in fondo, è la guerra del poeta.